Sono giovanissimi, under 18 e Novax, i cittadini ricoverati nelle terapie intensive, a riferirlo i vertici della FIASO, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere. Nella settimana che va dal 28 dicembre al 3 gennaio abbiamo avuto, dicono dalla FIASO, un incremento dell'86% di pazienti al di sotto dei 18 anni. Stessi numeri arrivano dal Cotugno, dove, secondo i vertici dell'ospedale Collinare, negli ultimi giorni l'80% degli ingressi sarebbe rappresentato da Novax. Intanto si registrano ancora lunghe file all'esterno degli hub vaccinali, con attese anche di 5 ore per la popolazione per fare il vaccino. Boom di prime dosi negli ultimi giorni, al punto che alcune ASL sono state costrette a fermare le vaccinazioni per i non prenotati, come accadrà da domani nella ASL Napoli 2 Nord. Al momento i 21 centri vaccinali della ASL stanno lavorando a pieno regime, facendo registrare mediamente 12.000 vaccinazioni al giorno contro le poche centinaia di migliaia somministrate nei giorni precedenti il Natale. Stesse scene anche nei centri vaccinali della ASL Napoli 3 Sud, dove vige da oggi l'obbligo di prenotazione anche per le terze dosi. Intanto il comune di Napoli scende in campo per rafforzare la sicurezza degli studenti negli istituti scolastici cittadini, consapevole dell'importanza di completare la campagna vaccinale per il Covid-19 nella fascia studentesca che va dai 5 agli 11 anni, il comune assieme alla ASL ha predisposto un primo elenco di scuole in cui verrà allestito un hub vaccinale. Si tratta di 17 istituti comprensivi aderenti all'iniziativa, tra questi il Cortese, Di Giacomo, Risorgimento, Bracco, Sarria Monti, Minniti, Falcone, Aliotta, Vanvitelli, Gabelli, Radice Sanzio Ammaturo, Cimarosa della Valle, Borsellino, Piscicelli, Russo Solimena, Nevio e Scherillo.